noi vorremmo chiedere, secondo lei, delle misure che le varie città italiane e nel mondo stanno adottando, ad esempio il blocco del traffico, le zone a traffico limitato, le targhe alterne, i giorni di sciopero generale, stanno aiutando a diminuire l'inquinamento delle aree urbane o se c'è bisogno di ancora di attuare altre cose, altre iniziative? Qui stiamo parlando della realtà urbana. Penso che quello che stanno ottenendo di più è aiutare la gente comune a fissare l'attenzione su questo problema. Riescono a risolvere delle situazioni temporanee di emergenza, ma non risolvono il problema alla radice. Per risolvere il problema alla radice ci vuole un grande cambiamento che è da un lato tecnologico, ma da un altro lato anche culturale. Per spiegarlo, però, il discorso sarebbe complesso. E un consiglio che vuole lasciare a noi giovani studenti per affacciarci sul mondo lavorativo? Per affacciarci sul mondo lavorativo, dal punto di vista dell'ambiente, forse considerare che la cosiddetta green economy, che per ora è un concetto nuovo, trattato un po' come una fantascienza utopica, potrebbe essere il volano di rilancio di tutta l'attività economica mondiale in maniera benefica. E quindi considerare anche questo filone, la riconversione delle attività produttive verso modalità più compatibili con l'ambiente, potrebbe essere il futuro della produzione. Grazie mille.